Una settimana esatta al referendum costituzionale, i due schieramenti a caccia dei voti degli elettori che ancora non hanno scelto. È una grande occasione per semplificare il sistema. L'alternativa è tra il sì e il mai, dice Renzi. Questo pomeriggio a Roma, manifestazione dei movimenti per il no. L'idea di Berlusconi pronto a ricandidarsi come leader del centrodestra dopo una sentenza favorevole della Corte di Strasburgo crea malumore agli alleati. Il gelo da Matteo Salvini. Serviranno le primarie perché la guida della coalizione avrà bisogno della piena legittimazione degli elettori, avverte il segretario della Lega. Sentimenti opposti per la morte di Fidel Castro. 9 giorni di lutto nazionale a Cuba fino ai funerali di domenica prossima. A La Habana la gente è ancora incredula per la scomparsa del leader massimo. A soli 300 chilometri di distanza, Miami invece si festeggia tra gli esuli cubani la morte di un dittatore che ha costretto intere generazioni a scappare dall'isola caraibica. Urne aperte oggi in Francia per il ballottaggio delle primarie del centrodestra in vista delle elezioni presidenziali in programma il 23 aprile del prossimo anno. La sfida è tra Alain Juppé e François Fillon. I sondaggi danno Fillon come largamente favorito. Un attentato esplosivo a una caserma dei carabinieri alla periferia di Bologna. Divelta la porta d'ingresso e 2 finestre. Al piano terra non ci sono feriti. Le modalità fanno pensare a una matrice anarchica, ma finora non sono arrivate rivendicazioni. Del pomeriggio in città è atteso il premier Renzi. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Allegri torna a pensare al campionato e avverte: nelle prossime 4 gare la Juventus si gioca molte possibilità di vincere lo scudetto. Oggi bianconeri in trasferta con il Genoa, ieri Milan vittorioso a valanga fuori casa d'Empoli. La Roma prova a riagganciare i rossoneri nel posticipo col Pescara. Nell'altro anticipo vittoria del Torino sul Chievo per 2-1. Una buona domenica, una buona giornata dal telegiornale della 7. Tra una settimana a quest'ora saremo al voto, è la domenica del referendum, dunque 7 giorni in cui tutti i leader politici, tutti i partiti, così come avevano ampiamente annunciato, non lasceranno nulla di intentato. Lo ha fatto nella giornata forse più significativa, quella di ieri, il Movimento 5 Stelle per le vie della capitale, il corteo concluso da Grillo che ha chiesto ai suoi un voto di pancia per blindare il no, così come farà oggi presumibilmente l'area del centrodestra, sempre riunita nella capitale. Si dedica al nord, almeno in queste ore, invece Matteo Renzi, febbrilmente a girare il territorio, come aveva annunciato, a caccia magari anche di quegli elettori tradizionalmente non così vicini al Partito Democratico. Dicevamo, non lascia davvero nulla di intentato. Guardate. La campagna referendaria di Matteo Renzi passa anche dal karaoke, con una versione pro-referendum di Si può dare di più, improvvisata ai microfoni di Radio Rock, l'emittente romana che ha già fatto cantare anche altri esponenti della politica. Ma nella settimana finale, prima del voto, tutto è ammesso, anche stonare pur di convincere gli indecisi a votare, perché saranno loro a determinare la vittoria del sì. Almeno questa è la speranza del premier, impegnato in questi giorni in un vero e proprio tour de force in giro per l'Italia, ieri a Genova, Savona, Roma, stamane a Torino, nel pomeriggio a Monza e Bologna. Non sappiamo cosa accadrà il 5, gli elementi di natura politica ci sono, è innegabile, ma dal punto di vista costituzionale l'alternativa è tra sì e mai, ha detto Renzi, che continua a ripetere che il referendum ha valore politico ma non è sul governo e quindi è necessario restare nel merito della riforma, perché solo così si vince. E solo così la legislatura potrebbe proseguire salda fino alle elezioni del 2018, sottolinea oggi il capogruppo PD al Senato Luigi Zanda, auspicando che il premier faccia un appello a tutte le forze parlamentari per attuare la riforma, perché una maggioranza più ampia consentirebbe di lavorare meglio. Se vince il no, invece, le opposizioni sono già pronte a chiedere elezioni anticipate. Ieri, in occasione della marcia 5 Stelle organizzata a Roma per bocciare il referendum, Beppe Grillo è stato chiaro. Andremo subito dal capo dello Stato, ha detto, rassicurando mercati e opinione pubblica, nel caso il movimento andasse al potere. Non succederà nulla, ha detto. Oggi, nella capitale, si sono date appuntamento tutte le anime che gravitano nel centrodestra per partecipare alla manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per sostenere il no alle riforme costituzionali.
costituzionali. Chi vota sì fa l'interesse della casta e non quello dei cittadini, attacca Giorgia Meloni, mentre il segretario della Lega Matteo Salvini è lapidario. Renzi ha già regalato troppe bugie agli italiani, mandiamolo a casa, perché se vince il no ci sarà una nuova alba aperta a tutti, ma niente inciuci. Dunque, diceva Salvini, una nuova alba aperta a tutti, ma chi ne godrà, per così dire, anche nell'area del centro-destra? Sono tutti interrogativi che passano per un equilibrio che per ora in quell'area davvero non c'è, soprattutto se si parla di leadership, una leadership che per la Lega deve passare dalle primarie. Il progetto di Silvio Berlusconi è diverso, passa necessariamente per una riabilitazione politica che si attende, per buone condizioni di salute che lui assicura potranno garantirgli di non cedere lo scettro anche in quell'area ancora una volta. Marca il suo impegno per il no al referendum e la sua leadership nel centrodestra, Silvio Berlusconi, che in una lunga intervista al Messaggero torna sulla sua candidatura nell'eventualità che Strasburgo riconosca i suoi diritti. Sono assolutamente sicuro che la Corte metterà in chiaro come non ci sia stata nessuna evasione da parte mia, prosegue l'ex cavaliere. In quel caso il centrodestra non avrebbe la necessità di cercare altri leader. Sulle sue condizioni di salute glissa, grazie alla professionalità dei medici e naturalmente con l'aiuto di Dio, sono in grado di impegnarmi in una battaglia decisiva per la democrazia, nonostante oggi pomeriggio Berlusconi sia atteso a San Raffaele per nuove analisi mediche, routine assicurano i suoi, ma che lo costringeranno per qualche giorno a riposo. Reazione immediata di Matteo Salvini. Se torna sono felice, dice il leader in pectore del nuovo centrodestra dopo la manifestazione di 15 giorni fa a Firenze. Ma per stare al vertice dobbiamo fare le primarie e guardare avanti. Per le primarie è da sempre Raffaele Fitto. Faccio a Berlusconi molti e sinceri auguri, ma le autoincoronazioni non sono più possibili. Il 5 dicembre, giorno dopo il referendum costituzionale di domenica, ci sarà la resa dei conti anche dentro Forza Italia e l'impegno per quella data sarebbe decisivo per Giovanni Toti, presidente della Liguria ed ex consigliere politico di Berlusconi. Il derby e le primarie vere ora sono fra chi vuole mandare a casa Renzi e chi lo vuole tenere, sottolinea Toti, unico big del partito presente a Firenze. Questo paese ha una classe dirigente ampia e diffusa, spiega riferendosi alla Liguria, alla Lombardia e al Veneto, che dimostra di saper governare meglio del governo Renzi. Ancora più netto Antonio Tajani, tra i fondatori di Forza Italia. Non vedo in campo nessuno che abbia più consensi e più carisma di Berlusconi. I sondaggi parlano chiaro, nel centrodestra chi ha più voti è ancora lui e il messaggio alla nouvelle vague del centrodestra è chiaro. Salvini e Meloni devono aspettare ancora un po'. Piaccia o non piaccia, il leader resta Berlusconi. E staremo a vedere naturalmente quel che capita in questi giorni, che qualunque cosa succeda su diversi fronti entra più o meno indirettamente nella campagna referendaria. È successo così anche per quella sentenza della Consulta, forse inaspettata, certo non gradita al governo, che di fatto ha messo in stand-by parte della riforma Madia. Cosa è successo? Che il fronte dei sì, in particolare il governo, ha utilizzato questa sentenza per dare la sensazione di quanto il paese sia ancora bloccato dalla burocrazia e che si lavori a vuoto e dunque bisogna sbloccarlo. Dunque una sentenza utilizzata per rafforzare le ragioni del sì. Ci sono conseguenze, quelle che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, si dovrà capire in che direzione andranno i governatori, peraltro presto convocati, ma c'è un'altra trattativa che rischia davvero, ed è stata una trattativa molto faticosa, quella del contratto del pubblico impiego. Anche il rinnovo del contratto degli statali potrebbe essere tra le vittime innocenti della sentenza della Corte Costituzionale sulla riforma Madia. Quella che venerdì scorso ha bocciato la legge delega perché prevedeva un semplice parere da parte delle regioni anziché una vera e propria intesa. Intesa che secondo la Consulta è necessaria nelle materie in cui Stato e Regioni hanno appunto una potestà legislativa concorrente. Il Ministero aveva già convocato i sindacati per mercoledì prossimo, ma ora quella data è in forse. Con CGIL, CISL e UIL, Madia avrebbe dovuto discutere sia della parte economica del nuovo contratto, un aumento medio di 85 euro, sia della parte normativa. Ma è proprio su quest'ultima che il Ministro adesso ha delle perplessità, come spiega in un'intervista sul Corriere della Sera di oggi. Si deve discutere della modifica di alcuni istituti come la valutazione o il salario accessorio, dice la Madia, ma adesso in base alla sentenza dovrei ottenere l'intesa unanime di tutte le regioni prima di prendere qualunque impegno. Le modifiche potrebbero essere ancora inserite nel testo unico sul pubblico impiego che va varato per febbraio. Su questo dunque c'è ancora il tempo per procedere secondo le indicazioni della Corte Costituzionale. Non è stato così invece per i due decreti appena passati dal Consiglio dei Ministri, quello sulla riforma della dirigenza e dei servizi pubblici locali, che sarebbero decaduti oggi. Non c'era tempo per modificarli e non vedranno mai la luce.
Restano da salvare altri 3 decreti che sono già diventati legge ma che ora dovranno essere necessariamente corretti. Riduzione delle partecipate, procedure di licenziabilità, la norma contro i cosiddetti furbetti del cartellino e istituzione dell'elenco nazionale dei direttori sanitari. Su questi 3 ore il Ministero dovrà presentarsi alla conferenza Stato-Regioni per ottenere appunto l'intesa di queste ultime. Ma soprattutto sulla questione della sanità sarà complicato trovare una sintesi, visto che proprio da questo provvedimento è partita la contestazione del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha portato alla sentenza di condanna della Consulta. E naturalmente non ci sono solo i nostri equilibri da garantire, ci guarda con la solita severa attenzione anche l'Europa, e in questo senso ha fatto rumore l'appoggio al sì di fatto arrivato dal Presidente della Commissione Juncker, non banale e non scontato visto quanto anche personalmente Renzi e Juncker si erano messi alle spalle toni non facili da digerire, in particolare dal Presidente della Commissione che su quello qualcosa ha detto, ma per il resto il suo appoggio al sì è stato davvero netto, perché il cammino delle riforme, quel che ci vuole anche per garantire all'Italia una certa stabilità. Ascoltiamo. La Commissione europea non è una banda di burocrati e tecnocrati. Vorrei che lo sguardo di alcuni uomini politici su di noi fosse più sereno. E questo l'unico rimprovero indiretto rivolto al Premier Renzi, che negli ultimi giorni ha molto inasprito la retorica anti-europea da parte del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nella sua intervista alla stampa, che per il resto suona come una sorta di assist al Presidente del Consiglio e al governo italiano a 7 giorni dal referendum costituzionale, in occasione del quale, dice Juncker, non vorrei vincesse il no. Appoggio alle riforme dell'esecutivo dunque e appoggio all'Italia su alcuni capitoli fondamentali, a cominciare dalla questione immigrazione, sulla quale, afferma l'ex primo ministro lussemburghese, è scandaloso voltare le spalle al nostro paese che tante vite ha salvato in questi mesi di crisi. Secondo Juncker però le minacce di tagliare i fondi a chi non accetta i profughi sono controproducenti. Nessuna solidarietà flessibile, sottolinea, tutti devono accettare il sistema dei ricollocamenti e delle quote, sul cui fronte finora i risultati sono stati ridicolmente insufficienti, ma non si convince alla solidarietà se non dando il buon esempio. Comunque, conferma Juncker, le spese sostenute per l'emergenza dall'Italia non saranno contabilizzate per il calcolo del bilancio, così come quelle per la messa in sicurezza post-sisma. Sull'entità di quelle spese si è consumato parte dello scontro tra Unione e Italia, che comunque, altro assist di Juncker in attesa del rush finale della ex finanziaria e del giudizio europeo definitivo sulla manovra all'inizio del 2017, non viola il patto di stabilità perché risponde alle esigenze di come lo interpretiamo secondo le regole esistenti. Insomma, dalle parole del Presidente della Commissione traspare, oltre all'affetto nei confronti del nostro Paese, anche la paura di Bruxelles di perdere per strada uno dei pochi governi europeisti, seppur tra alti e bassi, rimasti nel continente, alla vigilia di un anno di elezioni fondamentali dalla Francia alla Germania, nel pieno di una grande instabilità internazionale e con alle porte le trattative sulla Brexit, a proposito della quale il capo negoziatore per l'Europarlamento, il liberale Verhofstadt, ha rilanciato in un'intervista al Times una proposta presentata da un eurodeputato lussemburghese all'inizio di novembre, far pagare una tassa annuale ai cittadini britannici che non volessero perdere i benefici della cittadinanza europea. Non solo l'Europa, ma un po' tutto il mondo dovrà piano piano far i conti anche con la nuova Cuba, quella che si lascia alle spalle la scomparsa di Fidel Castro. Per qualcuno è un'eredità carica di veleni, ma insomma ci sono reazioni contrastanti. Vi raccontavamo già ieri, dopo l'annuncio della sua morte a 90 anni. Un paese, Cuba, l'isola più grande del Mar dei Caraibi, che è come paralizzato nel metabolizzare questa scomparsa, pur avendo vissuto sulla propria pelle, sulla propria storia, una serie di cambiamenti. Il passaggio, peraltro già consumato anche a livello politico, tra Fidel e suo fratello Raul, ma anche la fine delle sanzioni da parte dell'amministrazione Obama e poi quella vicinanza e quella solidarietà arrivata dal primo Papa latinoamericano. Adesso cosa aspetta Cuba? Aspetta la gestione di Trump e comunque anche tutta quella pressione che arriva invece dalle persone che con sollievo hanno salutato la morte di Fidel Castro. Molti a Cuba lo ritenevano immortale nella migliore tradizione del realismo magico latinoamericano, ed ora che Castro se n'è andato lascia la sua gente incredula e angosciata, un vuoto che neppure 9 giorni di lutto nazionale e funerali del 4 dicembre potranno colmare, perché il leader Máximo ha scritto ogni singola pagina di storia di questo paese per oltre mezzo secolo. Mi pare che manchi tanto. Sembra che mi abbiano tolto un pezzo di me, perché Fidel era l'anima di questo paese e del suo popolo. Un uomo che sognò molto.
È stato un uomo che ha sognato molto, lo ha fatto nella maniera migliore per tutti noi e studiarlo è qualcosa che mi riempie di speranza e forza. Parlano così gli studenti che sono scesi in piazza a La Habana, ma a soli 300 chilometri a Miami, nella Little Havana degli esuli cubani il sentimento è opposto. Ormai da due giorni si festeggia la morte di un dittatore che ha costretto intere generazioni a vivere negli Stati Uniti per evitare le celle castriste. Amore e odio che si riflettono anche nelle reazioni che arrivano da tutto il mondo. E se Obama, protagonista della distensione tra Washington e La Habana, tende la mano al popolo cubano e lascia alla storia il compito di giudicare Castro, Trump lo accusa senza mezzi termini di essere stato un dittatore brutale che ha oppresso il suo popolo e ora il neopresidente è davvero a un bivio: cancellare le aperture del suo predecessore, magari tornando a inasprire l'embargo, oppure lasciar prevalere la sua natura di uomo d'affari e favorire il business con l'isola. In campagna elettorale aveva promesso alla lobby dei dissidenti cubani, che gli hanno garantito ai 29 grandi elettori della Florida, il pugno duro, nessuna concessione senza il rispetto dei diritti umani. Il monito lanciato all'85enne Raul Castro, che oggi ha ricevuto anche il messaggio del dittatore nordcoreano. Fidel è stato un vero leader del popolo, un attivista politico di primo piano che ha dato un contributo eccezionale al socialismo, scrive Kim Jong-un. Mentre dopo il telegramma di ieri, oggi Papa Francesco in piazza San Pietro ha preferito non parlare della morte di Castro. Dicevamo degli equilibri europei e dal punto di vista del Premier Renzi della possibilità che un sì renda l'Italia più forte, anche più in grado di dettare le mosse in un'Unione Europea che ha le sue difficoltà, anche andando a vedere paesi tradizionalmente forti dal punto di vista politico, ma alle prese con equilibri tutti da ridisegnare. Parliamo della Germania al voto in autunno, prima in primavera toccherà la Francia. Questa è una domenica di voto importante per gli elettori del centrodestra, con il ballottaggio che vede favorito, secondo i sondaggi, Fillon. Ma insomma, visto quello che ci siamo lasciati alle spalle anche rispetto al primo turno transalpino dei sondaggi, forse Fillon deve preoccuparsi. Il risultato lo sapremo solo dopo le 20:30. Se è vero che di recente i sondaggi non ne hanno azzeccata una, in Francia i 16 punti che distanziano François Fillon da Alain Juppé appaiono un margine comodo ad assicurargli la vittoria. Potrebbe dunque essere l'ex primo ministro di Nicolas Sarkozy dal 2007 al 2012 il candidato del centrodestra alle prossime elezioni presidenziali di primavera, dopo aver eliminato al primo turno il suo stesso ex presidente che ora lo appoggia in pole position, cioè dunque lui. A meno di colpi di scena sempre possibili. È domenica di ballottaggio per i repubblicani ad una settimana da un voto che ha portato alle urne oltre 4 milioni di persone, un'affluenza che oggi potrebbe non ripetersi. Un plebiscito a favore di Fillon, politico di lungo corso che torna in prima fila e si pone al centro di una Francia scossa dall'avanzata dell'estrema destra di Marine Le Pen e orfana di una sinistra di governo che non convince. Fillon è un conservatore, un arcaico reazionario, lo accusano dal Partito Socialista, che si prepara a comunicare una ricandidatura o meno per la corsa all'Eliseo di François Hollande. In caduta libera ormai da molto tempo nei consensi, l'attuale presidente, che si è confrontato con una terribile stagione di attentati terroristici e crisi economica, potrebbe vedersi costretto a lasciare il passo al suo primo ministro Manuel Valls, più sfidante sul terreno della destra in un paese fortemente destabilizzato e impaurito. Non bisogna sottovalutare Fillon, ha detto Valls, che non nasconde di essere pronto a fare la sua parte nel 2017, spinto da una fetta importante del Partito Socialista che vede nella ricandidatura di Hollande una sicura sconfitta. Sconfitta che secondo tutti i sondaggi subirà oggi Alain Juppé, ex delfino di Chirac, che per sua stessa ammissione non aveva considerato un possibile ballottaggio con Fillon, accusato adesso di essere un amico di Putin, retrogrado, contrario all'aborto e alle nozze gay. Sono polemiche inqualificabili, mai avrei pensato che il mio amico Alain Juppé cadesse così in basso, la risposta di Fillon. Vada come vada, tutti dovranno fare i conti a destra e a sinistra con Marine Le Pen. Ed è una giornata di conti e di voto anche nella vicina Svizzera, tutt'altra materia, si parla ancora del nucleare, un paese in questo senso già indirizzato verso la limitazione, si chiede però ai cittadini il divieto da inserire in Costituzione di costruire nuove centrali, una limitazione molto serrata di quelle già esistenti, con delle indicazioni di voto in questo caso su come sta andando, che sono già possibili da vedere. Vediamo insieme.
La Svizzera è stata tra i primi paesi al mondo ad adottare l'energia nucleare e con ogni probabilità continuerà ad usarla. Secondo i primi dati sarebbe infatti in vantaggio il no al referendum popolare per la chiusura immediata degli impianti nucleari più vecchi. Ce ne sono due in Svizzera con almeno 45 anni di vita. Il voto voleva accelerarne la chiusura, già programmata dal governo dopo la catastrofe di Fukushima in Giappone, con un piano che prevede la progressiva riduzione dell'energia nucleare a favore dell'utilizzo di fonti rinnovabili. Una svolta troppo lenta per i Verdi che con 100.000 firme raccolte hanno portato alle urne i cittadini elvetici. Chi vota sì al quesito referendario sceglie di vietare la costruzione di nuove centrali nucleari e limitare la vita di quelle già esistenti ad un massimo di 45 anni. Quindi gli impianti più vecchi come Besnau, in vita da 47 anni, e Muhlberg potrebbero essere disattivati già nel 2017. Le ultime centrali chiuderebbero nel 2029. In Svizzera esistono attualmente 5 centrali nucleari che producono circa il 40% dell'energia del paese. Per i promotori del referendum è ora di cambiare strada. Chiedono anche la riduzione del consumo elettrico, l'aumento dell'efficienza energetica e un maggiore ricorso a fonti rinnovabili. Il Consiglio federale e il Parlamento sono contrari a quanto propone il referendum perché sostengono imprimerebbe ritmi troppo rapidi e l'elettricità che verrebbe a mancare non potrebbe essere subito sostituita con fonti rinnovabili svizzere. Il paese quindi sarebbe costretto a importarne, afferma il governo. Per i promotori del sì invece la sostituzione del nucleare con l'energia pulita è possibile ed è già iniziata. Dunque veniamo allo sport, è un weekend davvero intenso, innanzitutto la Formula 1, siamo all'ultimo atto, ancora tutto da scrivere se si va a vedere quella che è la classifica piloti, il mondiale finirà per la prima volta nelle mani di Rosberg o in quelle di Hamilton, Hamilton che parte dalla pole, l'ennesima di una carriera anche da questo punto di vista straordinaria, però tutti quelli che sono dietro a lui hanno molto da chiedere a questa stagione, le Ferrari e le Mercedes, quella di Rosberg, cui comunque basterebbe un podio per laurearsi campione del mondo, visto che ha 12 punti di vantaggio, dunque le Mercedes, Ferrari che partono in quarta e quinta posizione ad Abu Dhabi e un gran premio tutto da vivere per l'ultimo atto che migliore davvero non poteva essere rispetto alla lunga stagione che ci siamo messi alle spalle. E poi c'è il calcio alla 14ª giornata, lo dicevamo, spalmata su 3 giorni, si finisce domani sera con la sfida tra Inter e Fiorentina, le delusie di Coppa con Pioli che cerca ancora il primo successo da quando è sulla panchina dell'Inter. A quanto pare, Juve a parte, tutti possono davvero, le squadre di testa, giocarsi le chance anche per un posto in Champions. Lo può fare la Lazio che sta vincendo in questo momento a Palermo nell'anticipo della domenica, o può farlo senza dubbio il Milan, una classifica non da vertigini con l'ennesima vittoria in trasferta quella a Empoli, lo può fare il Torino che ha vinto ieri, oggi toccherà alla Roma, domani al Napoli, ma è la Juve che deve mantenere la testa. Un mese importante, forse decisivo, parola di Massimiliano Allegri. L'insidiosa trasferta odierna in casa del Genoa apre un delicato miniciclo in casa Juve. Blindata la qualificazione agli ottavi di Champions, ora gli sforzi si concentrano unicamente sul campionato, con l'obiettivo di tenere a distanza le inseguitrici. Sicuramente una bella fetta di campionato si decide in questi 20 giorni e quindi bisogna essere bravi, affrontare domani il Genoa e poi dopo proseguire verso il 23, dove l'ultima partita sarà a Doha. Probabile il recupero di Gonzalo Higuaín al centro dell'attacco, anche se Allegri può confidare sulla vena realizzativa di un Mario Mandzukic in gran spolvero. Chi per ora ha accorciato le distanze sui bianconeri è il Milan. Il netto successo di Empoli, dopo un primo tempo complicato, ha evidenziato la bontà del collettivo. Con la Padula sempre più decisivo, Suso è entrato a pieno negli schemi di Montella e un Bonaventura vero trascinatore della squadra, i rossoneri possono legittimamente aspirare al ruolo di principali antagonisti della Juve. Di diverso avviso la Roma, che reduce dal poker in Europa League, vuole cancellare la brutta parentesi di Bergamo contro un Pescara avversario ideale per ripartire in campionato e raggiungere così il Milan al secondo posto. In questo posticipo serale Luciano Spalletti recupera in un sol colpo Francesco Totti e il lungo deggente Vermaelen dopo i guai causatigli dalla pubalgia. In campo invece, con la fascia da capitano, Daniele De Rossi festeggerà le 400 partite in maglia giallorossa. Questo 14° turno si concluderà domani quando scenderanno in campo le altre big. Il Napoli riceverà la visita del Sassuolo, mentre a San Siro andrà in scena la sfida tra le due deluse di Coppa, Inter e Fiorentina, col neotecnico nerazzurro Pioli a caccia del suo primo successo.
Ecco, questo ci fermiamo, naturalmente ancora tutte le notizie del TG Cronaca, dunque vi lascio Raffaella Di Rosa, c'è stato un attentato, un'esplosione oggi a Bologna, ne sapremo di più, una giornata complicata perché ha atteso anche il Presidente del Consiglio Renzi. Grazie per averci seguito, come sempre una buona domenica a tutti voi.